Il medico risponde, diamo il buongiorno a Massimo Del Setti, direttore della neurologia del Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Del Setti, partiamo parlando di ictus giovanile. Intanto, quando si può definire ictus giovanile e quali sono i fattori di rischio? Questa è la prima domanda molto, molto importante, perché in effetti il concetto di giovanile si è andato spostando nell'arco di questi anni, nel senso che un tempo si definiva mediamente 40 anni, 45 al massimo, l'età al di sotto della quale si parla di ictus giovanile. Poi in realtà con l'invecchiamento della popolazione in parte, ma in parte col fatto che c'è una caratteristica molto chiara che definisce l'ictus giovanile rispetto a quello dell'età avanzata, si è spostata l'età fino ai 50-55, oggi si intende mediamente, la letteratura è d'accordo, per intorno ai 50 anni, al di sotto dei 50 anni l'ictus giovanile. Cosa vuol dire giovanile? Vuol dire l'ictus che non riconosce gli usuali fattori di rischio dell'ictus dell'età più avanzata, ad esempio l'ipertensione, il colesterolo elevato, il diabete, la fibrillazione atriale, bensì riconosce cause differenti. E l'interesse di questa patologia è che, a fronte di una riduzione a livello mondiale della prevalenza dell'ictus nella popolazione generale, se noi guardiamo l'ictus al di sotto dei 50 anni, questa fettina di persone, che è circa il 10% di tutti gli ictus, è andata aumentando negli anni, soprattutto nelle società, diciamo, in via di sviluppo. Quindi nei paesi in via di sviluppo c'è un incremento dell'ictus cosiddetto giovanile, ma anche nei paesi cosiddetti a sviluppo avanzato si è dimostrato un aumento di incidenza di questo ictus giovanile. Abbiamo detto quindi che l'ictus giovanile ha delle cause differenti. Quali sono le cause dell'ictus giovanile che lo differenziano rispetto all'ictus dell'anziano? Ad esempio, fattori di rischio tipici dei giovani: l'emicrania, il fumo di sigaretta, l'uso di contraccettivi orali, nella donna in particolare le condizioni particolari come lo stato di gravidanza. Per fortuna sono eventi molto rari, ma all'interno della rarità di questi eventi la gravidanza rappresenta comunque un fattore di rischio. L'abuso di sostanze stupefacenti. Questi sono i motivi per cui l'ictus è diventato più frequente anche nei soggetti giovani. Rimane circa il 10-15% di tutti gli ictus, quindi una quota minoritaria, ma se pensiamo che colpisce soggetti in età spesso lavorativa, con una lunga aspettativa davanti, capiamo quale è l'impatto anche sociale, socio-economico di questa malattia a livello della società globalmente intesa. Del Setti, si può dire se colpisce di più i maschi dalle femmine? O viceversa, cioè nel senso se ci sia una differenza di genere? Sì, purtroppo c'è una discriminazione di genere, perché per l'appunto dal momento che alcuni fattori di rischio sono la gravidanza, il contraccettivo orale e l'emicrania, che di nuovo è una malattia più frequente nelle donne, diciamo dell'ictus giovanile le più colpite sono le donne. Questa è una caratteristica appunto che sottolinea l'importanza di effettuare una prevenzione soprattutto nel genere femminile, nel sesso femminile, perché sono le donne più colpite, mentre invece nell'età più avanzata sono più colpiti gli uomini. Allora, cosa si può fare del Setti? Allora, sicuramente riconoscere alcuni fattori di rischio e non sottovalutarli. Pensiamo all'importanza dell'alcol nei giovani come fattore di rischio, pensiamo all'importanza del fumo o delle sostanze stupefacenti, anche la diciamo meno pericolosa della cocaina, che è il tetraidrocannabinolo, quindi la cannabis. Ecco, anche la cannabis rappresenta un fattore di rischio, ovviamente un fattore di rischio che incide relativamente poco nella globalità della popolazione, ma che nei singoli pazienti che hanno dei fattori di rischio aggiuntivi va identificato. Quindi identificare ad esempio la sottopopolazione emicranica e suggerire agli emicranici, spesso donne, abbiamo detto 2 su 5 persone, 3 sono donne e 2 sono uomini degli emicranici, se un emicranico
non fuma, riduce notevolmente il rischio. Se una donna emicranica utilizza sistemi di contraccezione differenti dall'estroprogestinico, riduce il rischio di eventi ischemici. Quindi identificare, diciamo, quella che noi chiamiamo una prevenzione personalizzata su queste sottopopolazioni che hanno un rischio aumentato. Allora, intanto le leggo la prima domanda che è arrivata. Buongiorno, sono Alberto, volevo sapere la differenza tra emorragia cerebrale e ictus, grazie. Allora, l'ictus è una parola più omnicomprensiva, vuol dire colpo, e intende qualunque malattia vascolare cerebrale. L'80% è ictus ischemico e il 20% è ictus emorragico o emorragia cerebrale. È vero, come dice l'ascoltatore, che oggi spesso c'è una terminologia per cui per ictus si fa coincidere la parola ictus col termine ictus ischemico. In realtà la parola ictus di per sé, colpo, andrebbe sempre aggettivata. Esiste l'ictus ischemico e l'ictus emorragico o emorragia cerebrale. Qual è la differenza anche sulle conseguenze poi del 7? Allora, le conseguenze sono simili, perché il danno cerebrale è simile, quindi l'emorragia cerebrale danneggia il tessuto tanto quanto l'ischemia cerebrale. Diciamo che l'emorragia cerebrale ha una prognosi peggiore nella prima fase, quindi una persona che ha un'emorragia cerebrale rischia maggiormente nelle prime ore, perché la mortalità dell'emorragia cerebrale è superiore alla mortalità dell'ictus ischemico. Però una volta superata la fase acuta, la disabilità è simile nell'emorragia e nell'ischemia cerebrale. Allora, andiamo avanti. Buongiorno, esistono i mini ictus? Chiede Massimo. Non so che cosa si intenda. Sì, no, è vero, una traduzione italiana di un termine anglosassone che è minor stroke, che vuol dire ictus minore, in realtà non è mini ictus, ma ovviamente dal momento che il sintomo dell'ictus dipende dalla quantità di tessuto danneggiato, esiste un continuum per cui maggiore è la quantità di tessuto danneggiato, maggiore è il sintomo. Quindi mediamente si intende mini ictus, quell'ictus che dà un sintomo molto sfumato, ad esempio una mano debole, ad esempio solo la sola bocca storta, qualche difficoltà nel parlare, ma non quello che viene chiamato major stroke, quindi l'ictus maggiore, dove il danno è molto maggiore. Diciamo, se vogliamo fare un esempio grossolano, l'ictus maggiore è la persona che ha, non muove né braccio né gamba, non parla ed è in difficoltà nel cammino e a letto o in carrozzina. L'ictus minore è la persona che cammina, magari con un po' di difficoltà, ha una disabilità molto minore rispetto all'ictus maggiore. Senta del 7, ripetiamo ancora una volta, perché poi insomma queste trasmissioni servono anche per questo, quali sono i sintomi, quali sono i segni dell'ictus che tutti dobbiamo riconoscere? Non è inutile ripeterlo, assolutamente importantissimo, sono tre i sintomi che bisogna assolutamente conoscere: bocca storta, braccio o gamba debole e difficoltà nel parlare. Quando uno di questi sintomi compare in modo improvviso, non bisogna perdere tempo e bisogna chiamare i soccorsi, perché le possibilità di cura oggi sono notevoli e sono tanto maggiori quanto prima si interviene. Visto che parliamo di disabilità poi a lungo termine, non dimentichiamoci che l'ictus è la principale causa di declino cognitivo nella persona adulta. Quindi, tolta la malattia di Alzheimer, che è la principale causa di demenza, la seconda causa di declino cognitivo di una persona adulta è l'ictus. Quindi questi mini ictus a cui si riferiva il nostro ascoltatore, se sono tanti mini in più di un punto, tutti insieme nella loro somma, danno poi luogo a un deficit delle funzioni cognitive. Quindi è questo il motivo per cui identificarli precocemente e curarli non solo previene la disabilità, abbiamo detto difficoltà nel camminare, difficoltà nel parlare, ma anche la disabilità cognitiva, cioè la demenza cerebrale. Vorrei sapere che cos'è il TIA, grazie. TIA è un acronimo anglosassone che vuol dire attacco ischemico transitorio. Essendo anglosassone, c'è prima la T e poi la Transient Ischemic Attack,
è un micro, diciamo, è una specie di ictus, però il fatto che sia transitorio è perché l'occlusione dell'arteria si risolve spontaneamente e quindi il sintomo è transitorio. Normalmente un TIA, sintomi sono gli stessi che abbiamo visto prima, bocca storta, e difficoltà nel parlare, braccio debole, gamba debole. La differenza rispetto a un ictus è che il sintomo dura mediamente 20 minuti, mezz'ora, difficilmente più di un'ora, quindi è un sintomo che si risolve da solo, ma ciò nonostante non deve essere preso sotto gamba perché può essere una spia di un eventuale possibile ictus in futuro, quindi deve essere valutato e trattato anch'esso in tempi rapidi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Basilio Carta, telefono da Genova, qui a Napoli. Io ho avuto due ictus, lavoravo allo stabile di Genova, ero responsabile della scenografia. Io ho avuto due ictus, sono uscito lunedì da Nervi, dal centro di riabilitazione, però sono ancora... È possibile fare... C'è la parte destra che non funziona praticamente. Sì. È possibile parlare con il professore magari piano piano, la voce ce l'ho più o meno, però la parte destra è quasi tutta semibloccata. Cioè lei vuole sapere quanto tempo ci vuole, visto che è finita la riabilitazione, diciamo quella, mi corregga se sbaglio, no professore, finito diciamo l'evento, poi sostanzialmente si va in riabilitazione, giusto? Però ci vuole ancora del tempo. Esattamente così, la riabilitazione a cui si riferiva Tiziana è la riabilitazione intensiva, quella che si fa dopo un ictus nell'immediato seguire l'evento. Dopodiché stia tranquillo perché la possibilità di recupero del nostro cervello è molto molto elevata. Io ricordo sempre un'affermazione del nostro presidente dell'Associazione Italiana Lotta all'Ictus, che è Andrea Vianello, che è un giornalista che Tiziana conosce bene, sì, e che ha scritto un libro che si chiama Le parole che sapevo. Lui da giornalista ha avuto un'afasia, un disturbo del linguaggio, e quando viene ai nostri congressi si lamenta sempre del fatto che qualche neurologo gli aveva detto: guardi che 6 mesi, 1 anno, poi quello che deve recuperare lo ha recuperato. E lui contrasta questa affermazione giustamente da paziente, dicendo che nella sua esperienza diretta in realtà il recupero continua costantemente, quotidianamente. Il messaggio per i nostri ascoltatori è: il cervello è un organo che si modifica in continuazione, quindi il fatto stesso che noi impariamo, nonostante l'età che passa, impariamo nuove parole anche a 50 anni, a 60 anni, a 80 anni, vuol dire che il nostro cervello continua a imparare, e così come continua a imparare si può modulare e modellare, quindi riabilitare. Quindi al nostro ascoltatore diciamo che continui a tenersi attivo, a fare ginnastica, a fare esercizi anche da solo, anche con l'aiuto di un fisioterapista, perché il recupero è sempre possibile. Del 7, questo ci dà modo di parlare di un altro argomento, e cioè quello della depressione post-ictus, che avviene forse anche, adesso lei ci dirà in quale percentuale, in quanti casi, ma che è, diciamo così, fondamentale perché può inficiare nel recupero. Lei citava, insomma, Vianello, credo che come in tutte le patologie, in tutti i casi, anche quelli dell'incidente, una cosa che può fare la differenza è proprio la volontà, no? La forza di volontà e l'impegno che uno ci mette. Assolutamente sì, assolutamente sì. La diciamo così, la depressione post ictus incide circa nel 30% dei pazienti, in particolare in chi ha avuto una lesione nell'emisfero di sinistra, quindi l'emisfero dove ci sono i centri del linguaggio. Quindi aspettiamoci che una persona abbia maggiore depressione se ha un disturbo del linguaggio, un'emiparesi al braccio, alla gamba di destra, è un disturbo del linguaggio. Non bisogna confondere la depressione dalla tristezza normale che colpisce una persona che il giorno prima stava bene e il giorno dopo si trova con un deficit. Questa è una reazione emotiva transitoria a chiunque di noi ha un evento traumatico. La depressione è una vera e propria malattia legata al danno del cervello legato all'ictus, e come diceva giustamente Tiziana, la presenza di depressione non solo condiziona ovviamente l'umore della persona colpita, ma condiziona concretamente
le possibilità di recupero. Quindi identificare precocemente la depressione, curarla nei modi giusti con i farmaci corretti, migliora enormemente le possibilità di recupero. Quindi depressione va identificata, va curata ed è un fattore che può limitare, se non curato, la riabilitazione. Senta del 7, ma come si fa a rendersi conto che quella persona non è solo, diciamo così, triste, come lei diceva, no? In difficoltà perché prima faceva tutte le sue cose e il giorno dopo ha avuto un ictus rispetto alla depressione? Cioè, quali sono anche qua i segni caratteristici? La depressione è una sindrome clinica che ha dei sintomi molto precisi. Sicuramente il calo dell'umore è uno dei sintomi, ma non è l'unico. È la ridotta energia vitale, è la difficoltà nel sonno, le alterazioni del ritmo sonno-veglia, c'è quella che viene chiamata spesso disperazione, quindi riduzione della speranza ovviamente. Tutto questo è presente, può essere presente nelle persone indipendentemente dalla presenza di un ictus, quindi la depressione è una malattia a sé, a parte, che può colpire chiunque. L'identificazione di questi sintomi, disturbi del sonno, riduzione di speranza, riduzione dell'appetito, difficoltà nel prendere sonno, ma anche risveglio precoce, sintomi fisici, dolori, tutto questo è nella sindrome clinica che si chiama depressione dell'umore ed è da differenziare ed è da trattare proprio perché è molto rispondente alla terapia farmacologica. Buongiorno, sono Gili. È vero che la cardioaspirina previene l'ictus o l'emorragia cerebrale? Grazie. La cardioaspirina previene l'ictus ischemico, non previene l'emorragia cerebrale perché essendo un antiaggregante inibisce l'aggregazione del sangue, inibisce la formazione dei trombi, quindi previene l'ictus ischemico ma non l'ictus emorragico. Quindi la prescrizione dell'aspirina deve essere fatta da un medico che valuti attentamente i vantaggi e gli svantaggi. È sbagliato dare l'aspirina a tutte le persone in modo indiscriminato, va data solo laddove c'è un'indicazione precisa. Buongiorno, volevo sapere se bisogna passare dal CUP per fare una visita con Del 7. Noi abbiamo un ambulatorio, più di un ambulatorio dedicato qui dalla neurologia del Policlinico San Martino e gli ambulatori sono dedicati a seconda delle patologie. Abbiamo un ambulatorio dedicato alla malattia cerebrovascolare a cui si può accedere ovviamente con richiesta del medico curante. Io come direttore della struttura ovviamente presiedo a tutti questi ambulatori ovviamente controllandone lo sviluppo, l'evoluzione e la corretta esecuzione delle visite. Rita scrive: buongiorno, volevo sapere se l'ictus è ereditario. Anche questa è una domanda che torna sempre. Questa è una bellissima domanda, anche perché abbiamo parlato dell'ictus giovanile. L'ictus giovanile ha maggiori probabilità di essere, diciamo così, correlato ad aspetti genetici. Sono pochissimi gli ictus dovuti a una mutazione genetica, quindi ereditario in senso proprio stretto. Ne cito alcuni: la malattia di Fabry è un ictus ereditario, la malattia di Mellas, ma sono rarissimi. Per lo più si eredita una predisposizione, quindi si eredita che cosa? La predisposizione ad avere il diabete, la pressione alta, alcune condizioni di patologia delle arterie, ad esempio la dissecazione arteriosa, ma non si eredita l'ictus. Quindi sapere di aver avuto un familiare di primo grado affetto da ictus ci aiuta perché ci fa indagare meglio quali sono i fattori di rischio per prevenire l'ictus. Quindi non è ereditario in senso diretto, ma è una sorta di predisposizione, diciamo così. Senta, abbiamo parlato della depressione, no? Post ictus, lei ci diceva come sia legata comunque anche, diciamo, a il luogo, no? della lesione e al tipo della lesione. Come il nostro cervello, che credo sia insomma una scoperta continua e costante ogni giorno, anche per voi che ve ne occupate da una vita, riesce a compensare, riesce a rigenerarsi? Beh, il cervello è un organo meraviglioso, ovviamente, per cui noi, la mia generazione che ha studiato che il tessuto cerebrale è un tessuto che noi definivamo perenne, cioè che una volta che muore non può essere sostituito, continua a essere una grande verità. Però quello che le recenti ricerche in neuroscienze ci hanno insegnato è che il tessuto che muore è vero che muore, ma il tessuto residuo può sviluppare
dei meccanismi di compenso. L'analogia che noi facciamo spesso è quella del prato o dell'albero. Noi tagliamo un ramo, quel ramo lì non cresce più, ma i rami che ci sono intorno possono sviluppare delle connessioni, e si parla proprio di ramificazione. Il neurone è una cellula fatta con dei ramoscelli, qui ne vediamo una rappresentazione molto così realistica. Ecco che questi rami possono, si chiama in termini in anglosassoni sprouting, cioè generano, gemmano nuove rami, e questi nuovi rami possono creare nuove connessioni e compensare il tessuto che è venuto meno. Quindi un organo molto più plastico di quello che si riteneva essere anni fa, può compensare, quindi recuperare. Allora, io la ringrazio del 7, come sempre, per la sua chiarezza. Ci vedremo, insomma, presto, anche perché, insomma, è vero che è importante parlare del dopo, ma cerchiamo sempre di non arrivare a quella fase, no? Per quello che ripetiamo in maniera così continua e costante, quanto sia importante la prevenzione e anche quanto sia importante riconoscere i sintomi in tempo. Quindi, insomma, nonostante i numeri siano, diciamo così, così grandi, speriamo sempre di arrivare prima. È questo, no, poi il messaggio. Si può fare molto, si può fare veramente molto, e grazie a voi di tutto quello che fate per aiutarci. Grazie a Massimo Del Sette, direttore della neurologia del Policlinico San Martino di Genova. Buona giornata, buon lavoro, a presto. Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.